Ciao a tutti, bentornati ancora una volta sul canale per un nuovo tutorial. Un tutorial breve perché parliamo di come evitare l'odore sui tappetini e sulle moquette della vostra auto. Sigla e poi partiamo. Ripeto, tutorial breve perché non c'è molto da dire. Adesso è un periodo dove per fortuna sta piovendo, ne abbiamo davvero bisogno, il nostro pianeta ha bisogno di acqua, altrimenti dobbiamo avere cura del nostro pianeta, perché lo so che potrebbe essere una cosa retorica, scontata, però sapete che non è così. Al di là di questo, vi è mai capitato di salire in macchina dopo la pioggia, o essere saliti, scesi, andate via, ritornate in macchina, salite e sentite quell'odore sgradevole, quasi di pelo di cane bagnato? Ecco, c'è un modo per disgregare questi odori, oppure per evitare che si formino. Come? Con dei prodotti specifici. Io ve ne farò vedere due, principalmente di due marchi, ma sappiate che esiste anche la possibilità di utilizzare altre tipologie di prodotti, sempre agli enzimi, ma sono molto costosi e a livello molto professionale, per cui oggi non ve li faccio vedere, vi dirò solamente la marca. E poi tra l'altro sono difficili da reperire a livello nei siti e-commerce per quanto riguarda il settore del detailing dell'automotive. Allora, vi faccio vedere questo, che è No Odor, della linea Innovacar. Questo è un ottimo prodotto per eliminare odori di cibo, di fumo, di animali appunto, e quelli dovuti all'umidità della pioggia. Questo non ha alcun tipo di profumazione, è un pH alcalino, è un 9.5, va spruzzato decisamente, letteralmente sulla superficie dove dovete appunto lavorare. In questo caso io ho qua il tappetino, ovviamente è possibile applicarlo anche sulla moquette e anche sui sedili. Quindi lo spruzzate e lo lasciate così. Inizialmente dà quella sensazione gradevole di profumo, che però scompare subito, ma all'interno non ha una profumazione. Questo prodotto, scusate, No Odors, è agli enzimi, a base di enzimi, quindi va a lavorare sulla particella dell'odore. Lo potete anche iniettare con una siringa all'interno dei sedili o del pannello porta, ma questo in altre tipologie di lavorazioni che magari andremo a vedere in altri tutorial. Un altro prodotto che mi piace tantissimo è questo. Questo lavora principalmente laddove c'è l'umidità, quindi se il tappetino è bagnato questo lavora meglio, perché più il tappetino è umido e più questo prodotto rilascerà, non solo andrà a disgregare l'odore, ma rilascerà anche un gradevole profumo. In questo caso ci sono tre versioni, c'è questa azzurra, che è prettamente, chiamiamola da uomo, esiste la versione verde unisex, esiste la versione rosa più femminile. Anche qui scuotete il prodotto, lo andate ad erogare in questo modo, non servono tantissimi spruzzi, lo lasciate agire, rimettete il tappetino sull'auto e vedrete che tutte... questo è un profumo, mi piace tantissimo. E vedrete che non avete più quella sgradevole sensazione di odore di pelo di cane bagnato, io dico, ma avrete un gradevole profumo tutte le volte che rientrate in auto. Ecco, questa è una cosa da fare principalmente nel periodo invernale, ma la potete fare tranquillamente tutto l'arco dell'anno. Ripeto, due prodotti, due tipologie, questo è agli enzimi, questo no, lavora in un altro modo, questo rilascia anche una profumazione molto gradevole, mentre questo non ha alcun tipo di profumazione. Di questo ne esistono tre tipologie, tre profumazioni diverse, questo esiste solo qui. L'altro prodotto che vi ho detto, che è di un'azienda spagnola, che si chiama A&B Laboratorios, quello è agli enzimi e anche lì lavora ovviamente sul residuo organico, va a disgregare le particelle di odore lasciando anche quello una gradevole profumazione,
che all'inizio si sente, poi tende a scomparire e a non dare fastidio, soprattutto a persone che magari hanno problemi di asma. E però quel prodotto non è facile da reperire, costa ovviamente molto di più di questi e al momento non è presente nei siti dove si comprano prodotti per hobbistica, settore comunque automotive o detailing. Vi ricordo che potete utilizzare anche in questo caso il mio codice sconto MMD10, scritto completamente in maiuscolo, e trovate la linea dei prodotti ADBL o InnovaCar sul sito www.carcaredetailing.com. Io vi ringrazio anche per questo brevissimo tutorial, molto semplice, che però sicuramente vi potrà risolvere tanti problemi. Vi ricordo di iscrivervi al canale Mauro Master Detailer, cliccate la campanellina se volete rimanere aggiornati con i video in generale o con questa tipologia di tutorial, e scrivetemi nei commenti sotto quale altri tutorial vi piacerebbe che io realizzi per voi. Ciao, noi ci vediamo al prossimo video.